Su questa riforma, chiaramente, come su quasi tutto quello che facciamo, è stato detto di tutto di più. Ci hanno accusato di voler aiutare gli evasori, ci hanno accusato di voler allentare le maglie del fisco, ci hanno accusato di voler nascondere dei condoni immaginari. Non argomenterò in risposta a queste accuse con le mie idee, perché ringraziando Dio a smentire queste accuse ci sono i numeri che, a differenza delle idee, non sono opinabili. I numeri ci dicono che il 2023 è stato un anno record nella lotta all'evasione fiscale, con un'attività di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha portato nelle casse dello Stato ben 24,7 miliardi, cioè 4 miliardi e mezzo in più rispetto all'anno precedente, una cifra mai raggiunta nella storia di questa nazione. A questi vanno aggiunti 6,7 miliardi di euro che sono frutto dell'attività che sempre l'Agenzia delle Entrate ha svolto per conto di altri enti, IMS, INAI, Ministeri, Prefetture e Comuni. Sommando queste due cifre si arriva alla cifra record di 31 miliardi di euro. Il messaggio che vogliamo dare è molto semplice: non abbiamo amici ai quali fare favori, se non gli italiani onesti che pagano le tasse e contribuiscono al mantenimento del bilancio pubblico. Gli unici amici che abbiamo sono gli italiani onesti, anche quando non riescono a pagare, ma che vogliono farlo. Non c'è spazio per chi vuole fare il furbo, ma chi è onesto e si trova in difficoltà merita di essere aiutato e di essere messo in condizione di poter pagare ciò che deve. Perché uno Stato giusto, uno Stato comprensivo, uno Stato disponibile è uno Stato che non viene più percepito come un avversario, a volte addirittura come un nemico, e di conseguenza è uno Stato che non merita di essere aggirato. Queste misure sono, come dicevo, espressione di una visione di un Italia che finalmente viene visto come un alleato per la crescita e per lo sviluppo, un'Italia nella quale tutti remano nella stessa direzione perché hanno un obiettivo comune, che è far crescere insieme questa nazione. Lasciatemi dire però che sono molto fiera che sia questo il governo che sta mettendo ordine in una materia che per moltissimi anni si è preferito ricorrere in un cassetto perché era troppo complessa per essere affrontata. Sono molto fiera che sia questo il governo che sta allineando l'Italia ai principali standard europei in ambito fiscale e che sta lavorando per dare modo alle nostre imprese e ai nostri cittadini di competere alla pari con le altre economie del G7 e con tutte le principali economie mondiali. Sono molto fiera che sia questo il governo che sta consegnando ai cittadini un fisco più equo, più giusto e più comprensibile. Abbiamo chiaramente ancora molto lavoro da fare, però abbiamo anche un vantaggio che altri prima di noi non hanno avuto, che è il vantaggio del tempo, cioè la possibilità di avere davanti un orizzonte di legislatura, cioè un orizzonte che ci consente di fare le cose bene, con buon senso e nell'interesse degli italiani.